Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Xenoverse 2 nel Draft Colosseum con Tuberanza. Signori, siamo tornati, nuova sfida e ciao a tutti. Carichi al massimo. Come sapete è già uscito un precedente video, magari un mesetto fa bro, in cui abbiamo fatto il Draft Colosseum, una sfida sì. Nella quale scegliamo i personaggi che ci escono dalle capsule direttamente. Dalle prime due capsule, ricordiamo. Dalle prime due, diciamolo, li mettiamo in squadra e ci affrontiamo con quelli. Quindi è come se fosse una sfida totalmente casuale e di conseguenza si vanno a creare dei deck molto particolari. Bro, io ma non solo, particolari, originali, dove praticamente tutto è possibile. Perché, regà, questa serie è stata ideata per rendere la sfida più equilibrata possibile. Perché io non posso utilizzare le miniature al 99 e di conseguenza la parte di gioco viene un po' annullata da questa cosa. Io sono pronto comunque. E per equilibrarci, quanti utilizzi hai? Io ne ho 30, bro. Quindi perfetto, va bene. Vado va tranquillissimo. Ok. E dico 3. E dico 2, e dico 1, via! Let's go! Ovviamente chi trova la UR è più avvantaggiato rispetto a quello che non la trova. Allo stesso tempo non è la stessa cosa del se trovate la SR che è migliore della R. Perché ci sono molte R che sono addirittura migliori delle SR. Hai ben detto bro, infatti ho trovato una R che ha un po' d'attacco. Però mo qua è un po' difficile, poi bisogna vederle per bene mentre faremo il team. Sì. Per ora niente allora, UR? A me non sta andando benissimo, onestamente. Quindi, per il momento, ti darei quasi come in vantaggio. Speriamo, non ne sono sicuro, eh. Prossima UR, bro, facciamocela. UR. 3, 2, 1, via. Come prossima UR? Su, sulla prossima capsula. Ah, capsula, no, prossima UR. No, no, scusa, volevo di capsula, scusa. Bazzuto! No, 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 guarda, per dire... Guarda che c'è sto androide. No, non dire parolacce. Ma bro, non bro, mi esce io onestamente ti dico la verità. Inizio ad avere molta paura di quello che può uscirne fuori, eh. Buono allora, vuol dire che non ti sta andando proprio un granché. No, bro, ma è andata malissimo. Buono. È andata malissimo, bro. Io ho trovato, credo forse qualche SR interessante di UR0, bro. Una sfida senza UR, questo ci metterà particolarmente in difficoltà, secondo me. Ed eccoci qua, ragazzi, pronti al massimo. Metti anche tu pronto, bro, e si parte. Ci sono. Io sono a livello 18, un attimino più basso. Ci ho giocato di meno, dico Colosseum. È tanto più basso, però ti dico, bro, io ho provato una formazione e penso che nel mio deck ci sono due R che probabilmente mi porteranno alla sconfitta, ma non importa, perché in realtà ho la Kaioshin del tempo che entra in combo con un'altra miniatura, che è Trunks. Ora, non prendono un boost esagerato, non ti devi manco preoccupare più di troppo, però ho detto, mo ci provo, vediamo che succede. Hai già svelato succede. Tutta la tua tattica, non so se hai fatto bene, bro. Ma non cambia niente, bro, mi perché non è che dici... Non è che puoi decidere chi attaccare prima e chi dopo, cioè, questo qui è... bro, hai visto? Io non potevo parlare perché ti ho lasciato parlare, ma guarda qua che cosa c'ho. C'ho un po' di cosucce interessanti, eh? Mamma mia. Si può dire? Si può dire? Un po' si può dire, secondo me. Vabbè. Allora, mo devo capire un attimino come piazzare il tutto, vediamo un po'. Vabbè. Io me la gioco così, bro, onestamente. Poi, come va. Anche perché, raga, quello che vi voglio dire, magari poi vi faccio leggere se resiste. Anzi, falla leggere tu, bro. L'abilità del mio Trunks. Lo vedi il Trunks? Il tuo Trunks, ma la posso leggere? Sì, premi triangolo sopra. Aspetta, ormai sono partito, poco da fare. Io ho messo ben tre miniature che dovrebbero essere quelle un attimino meno avvezze a fare male sul serio. Ok. Mi sono risparmiati due più potenti che dovrebbero essere Broly e Jiren. Okay. Attacchi per forza prima tu. Attacco prima? Perché quel Trunks ha dato 1000 di velocità alle due miniature di lato. Tra l'altro l'hai piazzata molto bene, bravo. Perché mi dice hai due di lato, quindi capi a quelle a destra e a sinistra. Guarda questa, recuperi 3000 PS. Meno PS a tutti gli alleati sul campo. Ma no, non avevo letto sta cosa. Ma però dovrei attaccare per primo. Dovresti leggerle le abilità no, prima di giocarle. Mi devi credere, bro, io le ho lette prima off camera. Ma come che? 27% già? Madoi, guarda quanta velocità c'hai. Mamma mia, bro, mi è partito il 290%, te lo dico. Bro, ci sta. La velocità è assurda, però qua temo che al tuo turno io possa subire gravi danni. Mo capiamo un attimo non da fare. Non credo, sai.
Ma ti posso dire una cosa? Ma perché io sono partito con Frost con meno... Perché Frost è la miniatura più veloce delle altre, capito? Quindi parte... Va... Esatto, parte la prima miniatura. Ma non ti cambia niente, perché praticamente mo attaccano tutte, non ti preoccupare. Va bene. Non avere paura, mo arrivano. Ok, meno 50%... buono questo! Sì, Frost è molto fastidioso. Più 2,50 al suo attacco. Va bene, si sta boostando. Uno boosta, un altro nerfa. Cioè, è un po' così, ecco lì. Vediamo, attacco io. Ok, ora io spero che Trunks resista, onestamente. Io penso di sì. Ti prego, dammi il bonus. Godo! No! No! Godo che non hai preso l'attacco bonus. Si gode! Ma bro, se c'era l'attacco così. Bonus, andava giù. Allora, lei adesso è potenziata in difesa. Madonna, non gli ha fatto niente. Ma questi sono matti. Andiamo, mi scassi. Andiamo, giurma. Ho perso, palese. Bonus. Dai, bro, ma che è? Bravo, ma che è sta roba? Adesso, se vuole proprio farmi un regalo, l'androide deve scoppiarti Trunks. Cioè, l'androide, sì, scusami, il Kaioshin del tempo. Dovrebbe avere un minimo fammi di... sto regalo, cucciolo. No, però c'è la difesa. No, non ce la farò mai. Dai, c'è un po' di difesa, dovrebbe resistere. Buono, buono! No, non ce la faccio. Va bene così. E tu mi attacchi, vabbè, direttamente il maestro, ma non è un problema. Eppure... aspetta. Pensavo mi facesse molto meno, quindi un po' un problema lo è. Aspetta un attimo. Sì. Allora, ma devo stare un attimino attento. Perché la situazione mi spaventa un po'. Adesso si fa interessante la situazione. Ocio, Sono un po' preoccupato, devo essere sincero. Preoccupato? Sì, perché qui c'ho un po' di... Devo fare in modo tale da attaccare per primo, mo. Sì. Facciamo così, però non so se voglio permettertelo, sai? Addirittura? Io provo in questo modo. E adesso cerco di andarci un po' più sul serio. Spero di aver fatto una cosa buona. Sapevo che sarebbe andata così. Ho giocato la cosa. Io pensavo riduce tu cambiassi qualcosa. Riduce a zero difesa, però. Porca di quella vacca, no! Buono! Uno lo butto giù sicuro. Ma no, quel Trunks piazzato lì, Bruno, non ha senso. Ah, è vero, l'ho lasciato là perché agli alleati non dà niente adesso, perché li ho tolti. Ma si vede, bro, che io l'Irocolossium non lo gioco mai e di conseguenza non faccio ancora quell'attenzione. Ma l'avevi piazzata bene prima. Allora vuol dire che prima l'hai piazzata bene a c***o. No, prima avevo letto, scusami. Però poi... No, che cosa ho fatto? Non hai capito? Quando poi dopo ho ripiazzato le altre, ho dimenticato praticamente l'abilità di quel Trunks. Non l'ho riletta, allora non mi è rivenuto in mente. Questo è perché uno ci gioca raramente all'Irocolossium. Ma questa è una modalità, bro. Secondo me questa è un gioco a cui dovresti dare un po' più attenzione. Hai ragione. Oh, ma questi sono matti, umaro. Ci provo, mi raccomando. Bro, non c'avevo nessun risultato sopra il 180. È andata, attacco io per primo stavolta. Vedi, questo per esempio è palesemente sfiga. Ok? Questo non un po' te sì. lo dà, di conseguenza mo tu qua c'hai una bella difesa e si vede. Wow, mamma mia, ma questo è matto però. A me l'attacco mi preoccupa questo su Kevla. Questo te lo spacca palesemente perché vai a zero. Scusa, la tua difesa è zero vuol dire che... Fermati. Ti prego, il bonus! Sì, no, vabbè, sì, Mirko! Cazzo, la Madonna è giusta! Mirko, ma questi sono matti, ma che stanno a fare? No, bro, è giusto! È giusto! Dai, ma non lo è giusto! Allora, ma ti rendi conto ovvio, di che ha fatto? Bro, ovvio che io, avendo più livello, ho più vita e quindi morirò molto più difficilmente. Va bene. Però, bro, qui dovresti... fare un po' tu delle partite offline e cercare di portarti su un po' i PG. Sì, allora, sì. Trunks te lo scoppio. Morto Trunks penso non attaccherai mai più per primo. Bonus. Buono! Non fa niente, muore lo stesso, bro. Ok. Ti preoccupa. Cioè, però meno male, perché sennò poi mi attaccavi il maestro che gioco me vedo. Non è che la vita... Sì, cioè, ho paura che... Ma non fa niente. È tranquilla come sito. Mo questa situazione come va qua? Il Jiren mi resiste un po'. Sì, a voglia. Vabbè, ma la Kaioshin non fa male, bro. Infatti. La Kaioshin è solo fastidiosa. Sì. Lei sta lì in mezzo, ti rompe le scatole perché non la butti giù. Però attenzione perché ora hai l'attacco supremo. Ok. Ok? Quindi occhio. Va bene. Occhio, bro. Devo studiarmi quelle che sono le miniature per vedere cosa mi dà cosa. Mettiamola così. Però il problema qual è? Il problema è che adesso tu dovresti trovare il modo... In qualche...
Perché non può spostarsi? Ah, ok. Devi trovare il modo di attaccare per primo. Sì. Sto cercando di piazzarmi un poco bene queste cose, sì. Va bene, questa è la difesa, quest'altro mi modifica l'attacco. Ma non c'ho nient'altro che mi va a modificare tendenzialmente la velocità. E questo è il problema. Lo so. Sono un po' indeciso. Io questi però purtroppo così me li devo tenere. Però gioco in questo modo. Io non posso permettermi di perdere altri punti al maestro. Un po' di velocità in più ce l'ho grazie al coso lì. Buono! Al Frost. Meno 200 la difesa di tutti gli avversari e più 300 la mia. Ti tolgo l'attacco e la velocità. Però questo la difesa adesso è zero a te e al tuo Tapion. Però il problema è... Sì, ma non è un problema perché ti attaccherò sicuramente per primo se mi esce il numero giusto. Perché tu dovresti avere una difesa, una velocità molto bassa, in teoria, secondo i miei calcoli. Quindi vediamo dovrei un avere un'elevata velocità rispetto a te. E no, non è tanto elevata. Non troppo in più. Io me mi la va rischio. Bene il 2,90. Mamma mia, no! Adesso potrebbe essere il turno decisivo, perché potresti perdere tutte e tre le miniature in un turno. Ti prego, il frost vola via proprio, me lo spazzi via. Questo vola, boom, è esploso. Nemmeno bisogno del bonus, ma ti rendi conto? Attenzione, se muore anche Jiren la situazione si complica, no! Perfetto, sono finito. Vola anche Jiren, attenzione, qui no, è con Broly, bro, dove mi avvio solo con Broly, ma scusami. E ci abbandona, ragazzi, ma... Bro... Deck devastante ho fatto, bro, scusami. Ma povero il mio, guarda il mio povero personaggio che si butta a terra, distrutto totalmente. Distrutto, sì, bro. Allora, qui devastante. Ci sono varie questioni. La prima è che non ho fatto abbastanza attenzione in primis alle abilità dei personaggi e tutte queste cose c'è qua, tipo quella del Trunks, che poi dovevo cambiare il personaggio, la sua posizione. E poi anche altre, diciamo, cosucce che potevano essere fatte meglio. Però è un po' il fatto che uno non ci gioca mai. Però mi sono divertito un botto. Esatto. Mi è piaciuto pure vedere come si sono concatenati i due personaggi insieme, a te il Trunks e la Kaioshin. Bello. Sì. Bello. Ragazzi miei, appena ho visto che mi era rimasto solo il Broly, mi sono praticamente quasi, si è notato, bro, ammutolito, perché avevo capito di aver perso. Quindi sono ancora delle cosucce da imparare, però ragazzoli, ma non c'è la miseria, perché mo mi comincio ad incazzare un po'. No, calmo, fermo. Dalla prossima sfida, nonostante i personaggi casuali, leggerò meglio tutto e ti spaccherò. Questa è una promessa. Vabbè, ci conto, bro, ci conto. Anche perché ti piglio a schiaffi su Mario Kart, l'Hero Colosseum, è ora che su qualche gioco, perlomeno, insomma. E io chiudo in questo modo. Saranno le parole, non le parole, ma saranno i fatti a farsi valere. Ragazzi, un bacio a voi, lasciate un like se volete altre sfide draft sul mio canale, ma anche su quello di YouTube, andate a dare un'occhiata. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!